Benvenuti amici, io sono Slopimpos, oggi torniamo su Ice Cream 6, nuovo aggiornamento, l'aggiornamento che aspettavamo da un po' di tempo, devo dire. Allora, finalmente scopriremo quello che è successo veramente a Joseph Sullivan, quindi il padre di Rod. Lo vedremo, però prima dovremo raccogliere dei pezzi di giornale. Quindi mi sono un po' portata avanti con il lavoro nel recuperare un po' di oggettini vari ed eventuali in giro. Quindi oggi andremo a vedere dove recuperare tutti questi pezzetti di fogli di giornale. Perché è una rottura di scatole andarli a trovare un po' tutti. Quindi, per prima cosa dobbiamo trovare i pezzi di moneta e sbloccare appunto l'ufficio di Sally, di Joseph. Prima semplicemente potevamo aprire l'armadietto delle spezie e prendere le spezie e quindi continuare con il gioco. E poi, ovviamente, anche l'indizio fotografico. Adesso guardate quello che c'è qua. Giornale incorniciato. Ebbene, ci servono ben 6 pezzi di giornali che si trovano un po' ovunque in tutta la mappa di gioco, però almeno una ce la danno qua. Quindi apriamo questo cassetto e troveremo non c'è, quindi deve essere qua da queste parti. Apriamo tutti i cassetti che troviamo in questo postaccio e qui dovrebbe esserci un pezzo di giornale. Qua. Eccolo qua, perfetto. Il primo pezzo di giornale lo troverete all'interno dell'ufficio. Quindi prendiamo il primo pezzetto e lo inseriamo ovviamente qui. Partirà un filmato, proprio così, subito, sparato. Vediamolo. Sta redando la nuova scuola, la cara nanna. Filippa, I think the idea of doing laundry. È rimasta scioccata un po' Nan. Ovviamente suora Filippa è già stata ipnotizzata, cioè gli è già stato fatto il maleficio da Nan. Ok, procediamo, procediamo. Gli altri pezzi di giornale si trovano, come già detto, un po' sparpagliati in giro. Il primo punto dove andare a cercare sono i nuovi barattoli che hanno aggiunto. Eccoli qua, i barattoli blu. Ce ne sono un bel po'. Dentro uno di questi ci sarà un pezzo di giornale, quindi cominciamo a cercare come se non ci fosse un domani. In questo caso siamo stati sfortunati. Quindi quando vediamo vasetti blu, rompiamoli per terra. Se siamo fortunati troveremo il pezzo di giornale. Comunque sono sparpagliati nella zona della cucina, eccoli qua. Quindi prima o poi lo beccheremo. Il problema è trovarli. Comunque prima o poi li beccheremo. Poi, secondo pezzo di giornale, lo trovate qua. Guardatelo dov'è. Cioè, Mati, per favore. Allora, piano, calma e circospezione. Dobbiamo fregargli sto pezzo di giornale qua. Che è se ti muovi, però non lo posso prendere. Vieni qua, brutto essere. Dammi sto giornale. Adesso ti stanno. Riesco a stannarla con la trappola. Vieni qua. Ciccia, vieni qua. Mi devi dare il giornale. No, non gli facciamo. Ferma qua. Oh, alleluia. Come sei rottura di scatole. Quindi, rechiamoci immediatamente a posizionare anche questo pezzo di giornale, ovviamente. E via, via. E già siamo a 2. Poi gli altri, come ripeto, dobbiamo cercare i barattoli blu. Intanto inseriamo questo. Non dovrebbe succedere nulla di che. Ok. E siamo a 2 di 6. Quindi andiamo avanti. Cerchiamo di trovare questo nel barattolo. Ecco, quando magari fa l'assaggio, forse è più facile rubarglielo. Vediamo se qua in giro ci sono altri barattoli. Altrimenti ci andiamo dall'altra parte, nell'altro pezzo di cucina. Qua non ne vedo più. Qua non mi sembra. C'è quello rosso. Va bene lo stesso, no? Vuole quello blu. Va bene, niente. Andiamo dall'altra parte della cucina. E cominciamo a spaccare altri barattoli qua. Number one, niente, fichi secchi. Poi, qua, barattoli blu, ne abbiamo, barattoli blu. Insomma, è un po' una rottura di scatole trovarli tutti, però l'hanno fatto così, che vogliamo fare? Altro barattolino blu, e via. Niente, niente. Dove l'avete nascosto, sta pagina? Mi sento su piccoli brividi, dovevamo trovare le pagine. Nei cassetti non credo che ci sia niente, continuiamo semplicemente a cercare nelle cucine. Nei vari meandri delle cucine, perché deve essere qua. Qua. Ecco, un altro qua, perfetto. Rompiamo e via. Fichi secchi, buono. Altro lì. È pieno di vasetti blu. E via. Niente. Come siete le brutte persone, però. Altro vasetto qua. E spacchiamolo. E via. Niente. Buono, buono, buonissimo. Un altro lo vedo qua. Dai, che prima o poi lo beccherò. Niente. Niente. Wow. Altro qua, attenzione, qua potrebbe esserci. Lo vedo appannato.
Niente? Niente? Altro qua? Dai, se non è qua, dov'è che lo vado a cercare? E via, niente? Niente manco qua? Buono. Tra l'altro, un altro pezzo di giornale lo troveremo, guardate quello che c'è qua. Abbiamo adesso in questo nuovo aggiornamento dei numeri all'interno di uova, degli easter egg. Questi numeri memorizziamoli quando li troviamo in giro, in questo caso 7, memorizziamolo. Io devo andare sempre alla ricerca di barattoli, perché altrimenti di qua non ne usciamo. Alla dispensa dovrebbero essercene altri, eccolo qua. Vediamo se siamo fortunati adesso. Eccolo qua, trovato. Alleluia, alleluia. E siamo a tre pezzi di giornale. Però vediamo se nelle vicinanze c'è un uovo. Dovrebbe esserci un uovo da queste parti. Eh sì, eccolo qua infatti. Abbiamo un 3. Eccolo qua, proprio dentro il magazzino dove ci sono le tante uova. Abbiamo l'ovetto con il 3. E il 7 l'abbiamo già visto, va bene così. Quindi memorizziamo tutti questi numeri, perché poi vediamo anche la combinazione come deve essere. Va bene, torniamo nell'ufficio di Joseph ed inseriamo anche questo pezzo di giornale, ovviamente. Ecco qua, e siamo a ben 3 pezzi di giornale. Ora andiamo al successivo. Dove trovare il successivo? Ebbene, si trova nella macchina del gelato, dove fabbrichiamo appunto i gelati. Prima cosa da fare è prendere la maschera. Una volta presa la maschera, proprio lì dietro la maschera ci sarà l'altro pezzo di giornale. Quindi dovremmo ricompletare nuovamente il giochino qua, il giochino malefico. È rosso, giallo, verde. Rosso, giallo e verde. E quando cade? Giallo, verde, giallo. Aspetta, sbaglio. Giallo e verde e giallo. Fatto. Oh, guardatelo lì dov'è? Altro pezzo di giornale. Allora, intanto ci serve la maschera per accedere al posticino segreto lì. Però niente, dobbiamo ricompletare il gioco, quindi rifacciamolo. Rosso, giallo, rosso, verde. Alleluia, fatto, fatto. Che orribile sto minigioco. Pezzo di giornale recuperato, ottimo così. Andiamo ad inserirlo. Ovviamente ancora non vedremo nulla, perché dobbiamo completare appunto tutti i pezzi. Quarto pezzo di giornale, ok. Adesso ragazzi, vi faccio vedere una cosina. Prendiamo il costume da mini Rod, perché ci servirà per accedere alla stanza dove recuperare il calzino sporco. Però in quella stanza c'è qualcosa di nuovo. Eccomi, sono un mini Rod, aprite. Riconoscimento facciale. Guardate dentro questo armadietto cosa c'è. Guardate che c'è, cassetta di sicurezza con un codice da scoprire. Ma dove sarà mai sto codice? Dove potrebbe mai essere? Non si sa, perché nel senso che è nuovo. Quindi ve lo faccio vedere io. Dobbiamo andare nella zona degli uffici. Dovrebbe esserci una chiave, una nuova chiave che prima non c'era. Quindi esploriamo come se non ci fosse un domani, alla ricerca di una chiave. Ma non è una chiave qualsiasi, è la chiave del van dei gelati di Rod. Quindi è una cosa, si sono inventati una cosa assurda in questo nuovo aggiornamento. Cominciamo a cercare delle chiavi. Vediamo un po', dovrebbe essere da queste parti. Qui dentro, eccola qua, trovata, nascostissima. Comunque, si dovrebbe trovare in uno di questi uffici, non sempre nello stesso punto, ovviamente. Mi fai passare, brutto essere. Comunque, guardate cos'è, la chiave del furgoncino di gelati di Rod. E quindi andiamoci, forza. Ma che cosa ci sarà mai in questo furgoncino? Che cosa? Lo potremo guidare? Ce ne possiamo scappare col furgoncino? Purtroppo no, purtroppo no. Quindi semplicemente possiamo aprire la portiera destra. E c'è uno scomparto segreto dove all'interno troveremo un codice. Guardatelo là. Una password FBBF. Ora, dobbiamo tornare ad inserire questo codice, però, visto che siamo nelle vicinanze, andiamo alla ricerca delle ultime due uova, perché si dovrebbero trovare da queste parti, quindi andiamo a fare un giro di ispezione. Uno dovrebbe trovarsi nel museo, quindi andiamoci, e l'altro, vediamo, ci inventiamo qualcosa, dovrebbe essere entrambi nel museo se non sbaglio. Eccolo qua uno, trovato. Uno, numero uno. Memorizziamo il numero uno e andiamo avanti. Non ho ben capito però in che posizione metterli. Cioè, noi troviamo quattro numeri, però non si capisce in che posizione. Dico, vabbè, li provate. Prima o poi la troverete la combinazione. E questa è la porta dove inserire il codice. Guardate là.
Quindi ecco qua l'ultimo, perfetto, 0. Vabbè, adesso inserisco a caso questa combinazione, vediamo, prima o poi la beccherò. Fatto, fatto. Primo tentativo. Vabbè, nel mio caso era 3017, va benissimo così. Allora, o magari non c'è una combinazione, cioè voi basta che inserite i numeri, non lo so, vabbè. L'importante è che sia aperta. Guardate che c'è qua un easter egg con un nuovo. Però abbiamo un indizio fotografico. Dobbiamo fare nuovamente la caccia al tesoro. Però non come siamo abituati a fare. Semplicemente osservando questa foto. Sì, se magari me la facessi vedere. Aspetta, fammi vedere sta foto. Eccola qua. Accovacciamoci e guardate. Guardate il posto qual è. C'è una X qui. Una X qui ed è dove Mati mescola, cioè assaggia il preparato, il gelato. Quindi rechiamoci immediatamente là. Potrebbe mai essere in queste casse che mi vengono segnalate? Proviamo, spostiamo qua tutto e vediamo che c'è un qualcosa di segreto. E 3, 2, 1, pezzo di giornale. Oh, perfetto, finalmente. E siamo a 5, grandissimo. Andiamo ad inserire di là. Eccoci qua, quinto pezzo. Perfetto, ci manca l'ultimo. Ovviamente l'ultimo lo recuperiamo grazie a quel codice che abbiamo preso lì nel furgoncino di Rod. Quindi rechiamoci nuovamente alla lavanderia e inseriamo questo codice. Quindi FBBF, forza. F, B, B, attenzione, B, F. E ce l'abbiamo, attenzione. Oh, alleluia, dopo 7 ore abbiamo recuperato i 6 pezzi di giornale. Andiamo ad inserirlo. Numero 6 e via. Oh. 55 più tardi lo stesso giorno. Thank you. Thank you. I don't deserve so many compliments. Kill him. Kill him. Kill him. Addirittura. Mamma mia. L'ha investito, ecco com'è morto Joseph Sullivan, investito! No, sono scioccato. È morto investito? Perché? Ma che c'era scritto nel giornale? Però non si è capito, scusate. Che cosa c'era scritto nel giornale? Che lui era diventato famoso per i gelati? Non lo so. Vabbè, nel dubbio ammazziamo la gente che fa i gelati. Ci potremmo ragionare un po' su questo filmato finale. Però direi che per oggi va benissimo così. Abbiamo visto la posizione di tutti i pezzi di giornale e capito come sbloccare il filmato segreto. Quindi mi raccomando, supportate sempre se al canale lasciando mi piace, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi siamo su Stickman versus Craftman. Praticamente uno Stickman nel mondo di Minecraft. Startiamo, forza, eccomi, guardate qua con... No, vabbè. Guarda come picchio, ta-da, ta-da. Sono Bruce Lee, attenzione, zombie.